Che itinerario fare? In Montenegro prevedere i posti più belli se si hanno pochi giorni a disposizione e non si ha una macchina, una moto, insomma un mezzo con cui spostarsi? Se anche tu stai organizzando un viaggio in Montenegro e ti sei fatto questa e tante altre domande, questo è il video che fa per te. In questo video ti dirò tante informazioni utili da sapere prima di andare in Montenegro e poi ti condividerò il mio itinerario, il viaggio che io ho fatto in 4 giorni, come mi sono spostato da una città all'altra senza mezzi di trasporto. Cosa mi è piaciuto di più? Cosa mi è piaciuto di meno? In modo che alla fine di questo video riuscirai ad organizzare il tuo viaggio in Montenegro in totale semplicità. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, sono Framora, su questo canale condivido le mie esperienze in giro per il mondo, quindi se sei un appassionato di viaggi potrebbe essere interessante per te iscriverti al canale e oggi andiamo alla scoperta del Montenegro. Il Montenegro è una nazione estremamente piccola, ma estremamente bella e diversa. E oggi cercheremo di capirla un po' di più. Come faccio sempre in questa tipologia di video, suddivido il video in due parti. Nella prima ti do informazioni utili da sapere, come, non so, la moneta, come ad esempio i documenti e informazioni che ti possono essere utili. Nella seconda parte ti condivido invece il mio itinerario, come mi sono spostato da una città all'altra. Io l'ho fatto in 4 giorni senza macchina. Questo itinerario qui va bene secondo me dai 3 ai 5 giorni. Se avete una macchina o una moto per spostarvi, tanto meglio. Ti dico subito che questo è solamente il primo video di una serie di video che farò sul Montenegro. Nei video successivi ti mostrerò il vero e proprio viaggio con delle immagini mostruosamente belle, quindi non perderteli, li trovi in descrizione. Sempre in descrizione ti metterò tutti i link dei vari siti che ti nominerò in questo video qui. Per finire ti dico che io dopo il Montenegro sono andato in Albania, perché ho fatto questo viaggio tra Montenegro e Albania. Quindi se anche tu vuoi prendere spunto per questa o un'altra vacanza, trovi anche quei video lì in descrizione. Ebbene, iniziamo e ti dico la prima cosa da sapere prima di andare in Montenegro è che il Montenegro non fa parte dell'Unione Europea, per la quale però è candidato dal 2010, quindi magari prima o poi entrerà a far parte dell'Unione Europea. Al momento non lo è, fa parte però dal 2017 della NATO. Cosa comporta questo? 1. Che documenti servono per entrare? Per entrare in Montenegro semplicemente vi basta il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio. Io quando l'ho letto ho detto, oddio, come si fa a vedere se è valida per l'espatrio o meno? C'è scritto dietro se non è valida per l'espatrio. Quindi se non c'è scritto nulla, semplicemente con la vostra carta d'identità potete entrare in Montenegro. Qual è la differenza però se entrate col passaporto o con la carta d'identità? In generale per entrare in Montenegro non è necessario il visto d'ingresso. Però, se entrate con la carta d'identità potete stare fino a 30 giorni, se entrate con il passaporto potete stare fino a 90. Altre due cose da considerare per il fatto che il Montenegro non sia nell'Unione Europea sono: 1. La nostra assicurazione sanitaria non ha valore, quindi se volete essere coperti dovete farvi un'assicurazione di viaggio a parte. Qui sta a te scegliere se farla o meno, per pochi giorni comunque costa davvero poco, quindi valuta tu. Se hai intenzione di farla, io mi sento di consigliarti Eimondo, che ha l'assistenza in italiano e per questo genere di cose è molto importante. Le recensioni sono ottime, quindi io te la consiglio. Se vuoi darci un'occhiata ti metto il link in descrizione, attraverso il quale avrai anche un 10% di sconto. Wow. E infine l'ultima cosa che ti dico è che non abbiamo accesso al roaming dati gratuitamente, quindi bisogna un attimo organizzarsi per avere internet, non possiamo usare il nostro piano base. Allora, io una volta arrivato in Montenegro ho preso in un chioschetto una sim solo dati della Telenor, l'avevo pagata circa 10 euro e avevo 500 giga a disposizione per 15 giorni, quindi costa veramente poco. Se però per qualche motivo hai bisogno di avere la tua sim inserita dentro il telefono e non hai un telefono dual sim come ad esempio l'iPhone, puoi dare un'occhiata a Olafly, che è una compagnia che vende eSIM, quindi sim virtuali. Ho realizzato un video in cui ti spiego come funziona, ti lascio il link in descrizione. Per il Montenegro dal punto di vista economico non ti conviene, per altre nazioni sì, però se hai questo tipo di necessità potrebbe fare al caso tuo. Comunque dacci un occhio, magari lo utilizzerai in un altro viaggio. E adesso, che moneta usano in Montenegro? Qua la cosa è curiosa perché il Montenegro non fa parte dell'Unione Europea, però ha adottato l'euro nel 1999, quindi non avete bisogno di cambiare i soldi. Che bello, eh? È bello da un certo punto di vista, dall'altro secondo me non tanto, perché questo fa sì, secondo me, che il Montenegro non sia realmente una meta economica. Io sinceramente pensavo di pagare un po' meno, i ristoranti sono molto cari, gli appartamenti sono cari, le escursioni sono molto care. Noi eravamo in due e abbiamo speso più o meno 70 euro al giorno a testa, volo escluso. Quindi è così.
Hey, se fin qui il video ti è piaciuto e non vedi l'ora di continuare a conoscere il Montenegro, non devi fare altro che lasciare un bel like. Ebbene, questo era per passare alla seconda parte del video, la parte più elettrizzante, la parte dell'itinerario. Prima però voglio darti un accenno veloce sulla storia moderna del Montenegro, perché quando mi sono informato l'ho letta, mi ha incuriosito e mi fa piacere condividertelo, che secondo me ti interesserà. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il Montenegro entrò a far parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Nel 1992, dopo la Guerra dei Balcani, attraverso un referendum, il Montenegro decise di rimanere unito alla Serbia sotto il nome di Repubblica Federale di Jugoslavia. Nel 2003 il nome venne poi cambiato in Serbia e Montenegro e fu solamente il 3 giugno 2006 che il Montenegro divenne a tutti gli effetti uno stato indipendente. Quindi la cosa che mi ha sorpreso molto è che il Montenegro è realmente indipendente solamente da pochissimi anni. Ora entriamo nel vivo dell'itinerario. Il Montenegro, come detto, è davvero uno stato piccolo, è uno degli stati più piccoli d'Europa. Pensate che ha poco più di 620.000 abitanti ed una superficie di 13.812 km². Il fatto che sia così piccolo ci permette quindi di vedere in pochi giorni molti posti molto belli, perché sono molto vicini tra loro. Molto, molti, molti, molti. Comunque è normale che in 3-5 giorni non è che si riesce a vedere tutto, anche perché possiamo dividere due zone del Montenegro, la zona montuosa e la zona costiera, e quindi diciamo che sono due tipi di vacanze diverse. Io ho fatto la zona costiera perché era estate e volevo andare in quella parte lì, anche perché c'erano i luoghi che mi interessavano un po' di più. Giorno numero 1, sono arrivato al mattino presto a Podgorica. Ero indeciso se visitare o meno la capitale, perché leggendo su internet tutti dicono che sia bruttissima. Ho deciso comunque di fermarmi un paio d'ore giusto per dare un'occhiata. Effettivamente non è che sia un granché, però qualcosa di carino nella parte storica l'ho trovata, quindi sono contento alla fine di averla vista. Per informazione, dall'aeroporto si raggiunge il centro della città solamente in taxi, prezzo fisso 12 euro. Dopodiché io ho lasciato i bagagli nella stazione dei bus, da lì ho fatto un giro per la città, sono tornato a prendere i bagagli e la stazione dei bus si trova molto vicino alla stazione dei treni. Ho preso il treno e in solamente, mi sembra, 20 minuti sono andato a Vir Pazar. Vir Pazar è la località principale per visitare il lago di Scutari, che è il lago più grande dei Balcani, è un lago che si trova tra il Montenegro e l'Albania, e vi assicuro che per me è stato il posto più bello che ho visto in tutta la vacanza tra Montenegro e Albania. Quindi per me è imperdibile, perché è possibile fare delle escursioni in barca lungo questo lago, escursioni che costano abbastanza. Noi abbiamo pagato 83 euro per 4 ore, eravamo in due, però secondo me ne vale assolutamente la pena, soprattutto per gli amanti del bird watching, perché non mi ricordo quando in vita mia ho visto così tanti uccelli, così tanta diversità tutte insieme. È un luogo meraviglioso, quindi merita. Guarda poi il video specifico in cui ti faccio vedere questa escursione qui, perché è meraviglioso davvero. Quindi al mattino del giorno 2 abbiamo fatto questa escursione, è consigliabile farla molto presto, e dopodiché volevamo andare a Budva nella costa adriatica, solo che da Vir Pazar non c'è una maniera diretta per arrivare a Budva. Bisogna prendere o il bus o il treno per Bar, e dopo da Bar bisogna prendere un bus per Budva. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il treno per Bar. Siamo arrivati a Bar e abbiamo detto: ma perché non ci fermiamo anche qui una notte e andiamo domani mattina a Budva? Quindi è stata un po' un'improvvisata. Io sinceramente non vi consiglierei Bar, perché a me non è piaciuta, non è niente di che, e anche le persone lì le ho trovate poco ospitali sinceramente rispetto alle altre zone del Montenegro. Quindi io sinceramente, fossi in voi, la eviterei, andrei direttamente a Budva. Il giorno 3 comunque ci siamo alzati al mattino presto e con un bus siamo arrivati a Budva. Budva è una città davvero stupenda, è famosa anche perché c'è molta vita notturna, c'è molta festa la sera. La parte storica ricorda ancora oggi l'aspetto che gli avevano dato i veneziani, perché i veneziani dominarono l'area intorno alla baia di Kotor dal 1420 al 1797. E tra l'altro, collegato a questo, vi aggiungo anche una piccola curiosità: si dice che il nome Montenegro fu dato dai veneziani perché loro dal mare vedevano queste montagne ricoperte da foreste di colore molto scuro e intenso. Comunque a Budva, oltre a visitare il centro storico, che è molto bello, si può, con un semplice pullman di linea, andare a visitare la penisola di Santo Stefano, che credo che sia l'attrazione più fotografata di tutto il Montenegro. Quando scrivete Montenegro su internet, 8 foto su 10 sono di questa penisola qui, che effettivamente è molto bella. Era in origine un piccolo villaggio di pescatori, poi durante il governo di Tito fu trasformato in un hotel di lusso, quindi ad oggi non è accessibile se non appunto per andare nell'hotel. Comunque ai lati di questa penisola ci sono delle spiagge anche libere in cui è possibile andare e farsi un bagno, e quindi è ovviamente una tappa imperdibile. Il giorno 4, sveglia presto, pullman per
Kotor, Cattaro. Noi in realtà ci siamo andati poi in autostop, però in teoria la nostra idea iniziale era quella di andarci con i pullman. I collegamenti dei pullman comunque in Montenegro funzionano molto bene, quindi state tranquilli. Anche Cattaro è una città davvero meravigliosa. Come per Budva, il centro storico ricorda molto la forma che gli fu data dai veneziani, e oltre a visitare il centro storico a Cattaro vale la pena fare una bella camminata lungo le mura fino ad arrivare al forte di San Giovanni. Ecco, qui mi sarebbe piaciuto rimanere un giorno in più per fare un'escursione in barca nelle bocche di Cattaro. Quindi se state 5 giorni sicuramente è una cosa che dovreste fare, se state 4 anche secondo me si riesce a fare non andando a bar, quindi questa è la cosa che cambierei se dovessi tornare indietro. Da Cattaro poi ci sono tantissimi bus per tornare a Podgorica, la capitale, se dovete andare nella capitale. Noi da lì invece siamo andati poi in Albania, ma questa è un'altra storia. Scrivimi nei commenti qualche tua considerazione su questo video, quale di questi posti ti piacerebbe maggiormente visitare. Se hai qualche altra domanda fammela pure, io se posso ti aiuterò. Qua come vedi ci sono tutti gli altri video del Montenegro, non perderteli perché sono meravigliosi. Metti un like se non l'hai fatto prima, iscriviti al canale se non l'hai fatto prima. Buona vacanza e noi ci vediamo in uno di questi video.